sfida importante, perché comunque una piazza esigente, un progetto che comunque è molto ambizioso e merita la piazza di Bari, perché anche quest'anno diciamo che l'obiettivo nostro è quello di fare un campionato di vertice e sicuramente cercare di arrivare alla serie successiva. I ruoli d'attacco mi piacciono tutti e tre, magari mi trovo un po' meno bene alla parte diciamo esterno di destra, mentre esterno a sinistra mi trovo bene, col piede invertito, anche punta centrale. Poi per caratteristiche sono uno che piace attaccare la profondità, quindi diciamo che con il modulo e con gli insegnamenti del mister, quello che sta provando in questi giorni, comunque mi trovo bene negli spazi, quello che chiede. Col gruppo molto bene, mi hanno subito accolto, a me e a tutti i nuovi che sono arrivati qui, c'è un gruppo molto coeso e alla fine per vincere campionati o per fare comunque campionati di vertice bisogna avere un gruppo che remi tutti dalla stessa parte, che sia unito. Invece col mister anche molto bene, uno che ci fa lavorare tanto sotto il livello di voglia, di determinazione, di corsa, e poi alla fine per vincere bisogna lottare su ogni pallone, andare forte, e alla fine i risultati verranno. Ma sicuramente il punto di forza è quello di non mollare mai, di andare oltre la fatica, diciamo, di giocare magari la palla come fosse l'ultima, come se ci fosse sempre un'occasione per fare un qualcosa di importante. Mentre le cose da migliorare comunque sono tante, perché comunque sono ancora giovane, bisogna ancora lavorare tanto sotto l'aspetto tecnico comunque, o di attacco alla porta. C'è sempre modo per lavorare e migliorare. Sicuramente gli anni a Torino sono stati importanti, comunque c'era un mister che comunque ti faceva lavorare bene, che comunque anche quando sei in primavera magari il risultato non lo vedi tanto, invece il mister che avevamo comunque ci faceva vedere che il risultato è importante, vincere è comunque nel nostro lavoro è fondamentale, se vinci alla fine tutti si ricordano di te. Infatti sotto quell'aspetto sono stato fortunato, poi vincere comunque sempre qualcosa vuol dire che stai lavorando bene, che hai la mentalità giusta, perché vincere alla fine porta sempre a vincere. Tutti i gruppi dove sono stato fortunato, perché mi sono trovato sempre bene, sempre a disposizione della squadra, comunque mi aiutavano i più grandi tra virgolette, quindi devo dire che l'impatto è stato buono, bello, cioè ho un bel ricordo degli anni passati. Poi arriva 2 anni fa il Pordenone, dove diciamo è stato l'anno migliore per me in Serie C, dove sono riuscito a segnare con continuità, a fare buone prestazioni e poi incoronato dalla vittoria campionato che è stata la prima di questa società, e sono stato molto bene, mi sono trovato molto bene lì, sono cresciuto anche tanto. Infatti gli devo molto anche a loro. Adesso c'è una piazza esigente, giustamente, una piazza che chiede tanto, ma che secondo me tutti insieme, tutti uniti potremmo raggiungere l'obiettivo che è quello di salire quest'anno. Mirko comunque è proprio forte, cioè qualitativamente penso sia, se non di un'altra o due categorie superiori, e quindi noi ragazzi magari un po' più giovani che giochiamo nel suo ruolo possiamo vedere magari piccoli movimenti segreti che ci può insegnare, ci può dare tanto da qui per la nostra carriera. Ero venuto qua 2 anni fa con la Ternana e è stato davvero un bell'impatto. Tanta gente, tutti che cantano, una bella spinta. Infatti dispiace all'inizio non averli con noi,
perché ti fanno dare magari quel qualcosa in più su una palla magari recuperata, riesci, la spinta la senti, diciamo. Essere sempre umile, qualsiasi cosa succeda, di lavorare giorno per giorno, perché comunque quando un ragazzo lavora bene, si impegna, non molla niente, alla fine i risultati vengono e verranno.